La 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 la. Partita doppia. L'arte come non l'avete mai vista né sentita. Alla Quadriennale 2020, Palazzo delle Esposizioni, Roma, Mondo, Universo. Un saluto da Luca Scarlini. Figuriamoci se un povrom come me non può avere soltanto altro che problemi, visto che continuamente faccio delle cose che gli altri non fanno. Così Medardo Rosso diceva dell'opera sua scultorea, che era basata su un principio fondamentale, che nessuno all'epoca in cui cominciò a metterlo in pratica poteva nemmeno concepire e che poi fu tutto il Novecento storico e anche quello dopo. Ovvero, nell'opera io voglio far vedere soprattutto la materia. E quando nel 1931, a 3 anni di distanza dalla morte, la Quadriennale fece la prima retrospettiva completa in Italia, sotto gli auspici della critica principale che lo aveva sostenuto, Margherita Sarfatti, che insieme a Ardengo Soffici aveva presentato all'Italia il caso Medardo Rosso, uno scultore di fama mondiale che in Italia era conosciuto poco e niente, ecco che in quel momento si comincia a comprendere che Medardo Rosso ha sfidato le avanguardie ancora prima che esse esistessero. E tutto dalla base del mondo della scapigliatura milanese in cui si era formato, che gli aveva insegnato che l'arte è movimento, che l'arte è racconto del dettaglio minimo di una vita, istantanea, quasi una polaroid avvenire di qualsiasi movimento del capo, come quelli famosi che faceva la portiera pettegola del suo stabile di condominio a Milano, che è diventata via via un personaggio sempre diverso nella propria vita. Medardo Rosso è stato il primo a rifare se stesso, prima di De Chirico, prima di Andy Warhol. Continuamente da anziano ritornava sulle opere che aveva fatto da giovane e poi le fotografava. È stato il primo scultore a comprendere che la fotografia era un complemento fondamentale per comprendere la scultura stessa, nel momento in cui lo spazio, nella sua visione, prendeva un ruolo importante quanto l'opera. E a tutti gli effetti accadeva che continuamente egli togliesse, tant'è che infine alcune sculture come Ecce Puer sono né più né meno che un grumo di cera con appena un'espressione di un bimbo infelice. Rimane sempre meno, ma rimane l'umano, rimane la traccia dell'umanità che egli incide su cera, materiale magato, stregonesco, alchemico per eccellenza, quello con cui si fanno feticci voodoo, in cui imprimere l'esistenza per tramite di spilloni, chiodi, bulloni o di qualsiasi altro oggetto contundente che si possa dare a dare un legame tra la persona rappresentata e la sua rappresentazione. Non è un caso che nel Rinascimento le statue più sconcertanti si facessero di cera e che il Concilio di Trento ne impedisse la realizzazione, perché nelle chiese, a Firenze come a Roma, troppi erano gli ambigui simulacri di creature che sembravano vive e invece erano morte, ma che già catturavano, come le opere di Medardo Rosso, tutto il principio di una vita in eterno movimento. Fine.